sentita e commossa partecipazione alla cerimonia di intitolazione della piazza che la città di Taverna ha voluto dedicare alla figura di Natuzza Evolo. Centinaia le persone che hanno raggiunto località Villaggio Racise per assistere all'evento promosso e sostenuto dall'amministrazione comunale di Taverna. Nutrita la delegazione proveniente da Paravati. Presenti inoltre sindaci e amministratori di Mileto, Taverna, Sorbo San Basile, Fossato a Serralta, Albi e Maggisano. Presente anche l'onorevole Nicodemo Oliverio, il questore di Catanzaro Antonio Racca, Emilio Verrenge, presidente gruppo dei volontari AMPS e diverse autorità militari locali. La cerimonia ecauristica è stata animata dai canti liturgici della corale San Sebastiano diretta dal maestro Ercole Gesualdo. In seguito, il primo cittadino di Taverna, Sebastiano Tarantino, ha evidenziato l'affetto della mistica di Paravati nei riguardi della Sila, luogo privilegiato da mamma Natuzza durante i periodi estivi. Poi, congiuntamente all'assessore alla cultura Clementino Amelio, si è detto soddisfatto anche per il gesto di generosità dei progettisti Angelo Gianni e Silvio Rizzuti, che hanno offerto gratuitamente la propria prestazione, ringraziando anche la ditta edile Sandro Greco di Catanzaro, la quale gratuitamente realizzerà la piazza. Commovente è sentito l'intervento di padre Pasquale Barone, che dopo aver officiato la celebrazione ecauristica, coadiuvato da don Maurizio Franconiere e da don Ciccio Infelice, ha voluto ricordare il legame forte tra Natuzza e la nostra Sila. Con questa celebrazione eucaristica facciamo filiale affettuosa memoria di mamma Natuzza, che nel territorio di Taverna ha trascorso per oltre 40 anni i mesi di luglio e agosto, i mesi più caldi dell'estate. A Villaggio Cutura mamma Natuzza cercava Dio nelle bellezze della natura e cercava frescura per il suo corpo sofferente e bisognoso pertanto di qualche ristoro. Per mamma Natuzza i pini della Sila, che fanno a gara per conquistarsi un pezzo di cielo, erano un continuo richiamo, un continuo invito ad alzare lo sguardo verso Gesù e la Madonna, senza perdere per questo il senso della concretezza. Sì, celebra Natuzza con la posa della prima pietra di una piazza che verrà a lei dedicata. Sì, è la prima piazza in assoluto che viene dedicata a mamma Natuzza, un riconoscimento che Natuzza ha ben meritato perché ha operato nell'arco della sua lunga vita di missione per l'evangelizzazione e la promozione umana della Calabria. Possiamo dire che Natuzza ha operato per la dignità e il futuro di questa terra, dove Dio, la Madonna, hanno posato gli occhi, perché è una regione che ha bisogno di luce. E mamma Natuzza è una luce che illumina la Calabria di notte e di giorno, non solo, ma anche del sud più profondo, perché mamma Natuzza ha operato sullo sfondo religioso e sociale di questo sud che merita veramente di essere ancora promosso.